L'ortotecnica del dottor Luciano Amato compie 10 anni di attività a Mazara del Vallo. Auguri, dottor Amato. Grazie, grazie, grazie. Sì, è proprio così. Oggi compiamo 10 anni di attività a Mazara del Vallo. Proprio oggi ci tenevamo a precisare un ringraziamento particolare a tutta la popolazione, a tutti i cittadini, a tutti i nostri pazienti, a tutti i nostri clienti, a tutti i medici, i fisioterapisti, a tutti gli amici che ci hanno sostenuto per questi 10 anni. E quindi volevamo fare proprio un ringraziamento pubblico. E per l'occasione vi siete inventati un dolce speciale, no? Perché di solito si festeggia, cin cin, dolcini, però visto che siamo in periodo di Covid e non si possono creare assembramenti, cosa avete deciso di fare per questa settimana? Esatto, purtroppo con il Covid non possiamo fare un festeggiamento vero e proprio, ecco, ma abbiamo ovvero voluto mettere in atto una bellissima iniziativa dove che per tutta questa settimana tutte le persone che avranno bisogno dei nostri articoli, dei nostri punti, possono acquistare con lo sconto del 50%. Cioè, su qualsiasi tipologia di prodotto, dottore? Assolutamente sì, ovvero dalla frattura di polso alla poltrona comoda a tutto quello che fa parte di ortotecnica. È un'ottima possibilità e questo vale anche per le sedi di Castelvetrano e di Marsala? Assolutamente sì, questo è rivolto anche sia per le nostre sedi di Marsala e di Castelvetrano. Diciamo che è anche una forma di ringraziamento che facciamo un po' per tutti. Benissimo, vogliamo inquadrare Emanuele un po' l'attività del dottore Luciano Amato, anche se lui sta molto dietro le quinte perché riceve le persone e per cui c'è un'equipe molto professionale di personale che accoglie e consiglia la clientela. Assolutamente sì, al banco troverete sempre le mie collaboratrici che sono espertissime e possono consigliare il paziente dalla A alla Z, ecco. Ecco, dottore, vuole far vedere qualcosa intanto nel reparto? Vuole che si dia una spiegazione ai clienti che ci stanno guardando da casa in diretta su Vivi Mazzara? Perché vediamo qui un vasto assortimento, ripeto, di qualsiasi tipologia di prodotti che possono essere utili alla tutela della salute. Sì, da noi troverete, si trova di tutto, ecco, dall'ausilio adatto per la persona che ha difficoltà di ambulazione, fino ovvero arrivare ai ciclo computer per chi fa attività sportiva, chi fa attività Sì. fisica, fino ai defibrillatori, ecco, da noi trovate tutto quello che riguarda che rispecchia la voce dell'ortopedia, della sanitaria, fondamentalmente ci abbiamo tutto a disposizione, ecco. Voi tra l'altro fate molti incontri di lavoro, soprattutto per preparare i plantari, no? Sì. Per tutte le età. Dai bambini ai giovani, adolescenti, anziani. Assolutamente sì, diciamo che il nostro vero punto di forza è proprio quello, è la costruzione dei presidi ortopedici, perché noi riusciamo a realizzare dal semplice plantarino fino ovvero alla protesi tecnologica ibrida, al busto per scoliosi, ai tutori per gli arti inferiori ma anche superiori, e diciamo che tutto questo viene realizzato qui, proprio in questa sede. Benissimo, avete il laboratorio, oltre che il negozio, qui davanti c'è il laboratorio. Dottore, cosa vogliamo dire a chi ci sta guardando in questo momento? Voi date la possibilità anche di effettuare una consulenza gratuita alle persone che vogliono delle informazioni, no? Assolutamente sì, noi siamo a completa disposizione per tutto, ecco, anche per chi ha bisogno di qualche informazione può sempre rivolgersi ai nostri punti vendita. Adesso, come avete già espresso, abbiamo un altro nuovo punto a Castelvetrano, quindi diciamo che ci trovate ovunque, quindi a Mazara, a Marsale, a Castelvetrano, quindi per qualsiasi cosa siamo a completa disposizione per l'utente. Allora, ricordiamo, se
Se avete bisogno, venite anche voi a festeggiare i 10 anni di attività dell'ortotecnica. Qui c'è il dottor Luciano Amato, c'è uno staff altamente professionale che vi accoglie e vi dà tutti i consigli di cui avete bisogno. Assolutamente Tanti sì. Grazie. auguri, dottore, tanti auguri, viva l'ortotecnica e che sia proficua sempre nel tempo nell'aiutare anche chi ha bisogno. Grazie, grazie mille, grazie.